Allora, cominciamo con una veloce introduzione. Per chi ci conosce già, noi siamo Simone e Massimiliano, Occam Group, ci occupiamo di negoziazione, approfondiremo l'argomento più avanti. Per chi fosse invece per la prima volta connesso con noi, la domanda che potreste farvi è: stiamo guardando un webinar che ci serve a qualcosa? Siamo nel posto giusto? Beh, la risposta è sì, se sei un commerciale, un professionista, un imprenditore, una persona che di mestiere, come diciamo sempre, stringe le mani e chiude accordi. Quindi se ti confronti più o meno quotidianamente con un processo di vendita e di negoziato. Oppure, se sei un essere umano che vuole stringere accordi in In generale. generale, non solo per lavoro, esatto. Allora, ecco, se vedo che si connette ancora qualcuno. Ricordo che nella chat ho lasciato il link che dovreste trovare per il nostro gruppo Facebook, al quale vi consiglio di iscrivervi perché parliamo di negoziazione settimanalmente, quasi quotidianamente. Argomento di questa sera. L'argomento di questa sera vuole essere un volo di gabbiano, ma piuttosto approfondito, su quelli che sono i pilastri su cui si deve basare un negoziato. Quindi, quali sono i pilastri che un negoziatore professionista utilizza per costruire tutto il suo processo negoziale? Cosa vi potrete portare a casa da questo webinar questa sera? Avere un'idea approfondita di quali sono questi quattro pilastri, in che modo strutturare, costruire e portare avanti un negoziato e delle tecniche anche spicce, semplici e applicabili fin da subito per, ad esempio, la gestione delle obiezioni o la gestione dei conflitti. A questo proposito, ecco, vi consiglio, come dico tutte le volte, di rimanere fino alla fine, perché per chi si fermerà avremo un'opportunità che vogliamo offrire per premiarvi, per ripagarvi del fatto di aver seguito tutto il webinar in nostra compagnia. Abbiamo accennato il tema del negoziato. Sarebbe interessante Sì, lanciare. una cosa che ci piacerebbe sapere, in questo caso lo chiediamo noi a voi, è proprio una volta messi di fronte all'argomento negoziato o negoziazione, o dategli il termine che preferite voi, anche se i termini sono differenti per motivi precisi, però nel momento in cui pensate al negoziato, al negoziare, al mediare, a tutte queste formule qua, che cosa effettivamente avete in mente? Quindi forza e coraggio, qualcuno che incominci a dire quello che gli passa per la testa nel momento in cui pensa al negoziato, al negoziare, La al trattativa, al mediare, al mediare. trattare, al contrattare, che sono tutti termini che vogliono dire cose estremamente diverse tra di loro, però questo lo possiamo scoprire cammin facendo. Ora, Esatto. l'idea è qual è il pensiero che viene scaturito dal confrontarsi con questi termini. Quindi nel momento in cui si parla di negoziato, che cos'è che vi suscita questa parola? Perché da lì possiamo, come dire, cercare immediatamente di dare delle chiarificazioni Esatto. riguardo quello che avete proprio in mente. In questa maniera diventa anche più facile, per noi offrire qualcosa di concreto. Vedo un dito alzato, intanto vedo, ok, Camillo che dice conflitto, ottenere il massimo vantaggio per tutti. Ok. Ok, quindi parliamo Soddisfazione diffusa. di un senso di soddisfazione diffusa. Ok? Luciano aveva un dito alzato, forse. Ah, è scritto, Ah, perfetto. è Ok, era scritto. quello. Uno Ok. scambio. Uno scambio. Uno scambio, ok. Interessante. Sono due ottimi spunti. Ancora un paio, dai, forza e coraggio. Parlo, scrivo come Come vuoi. vuoi. Non hai l'audio. Ora ce l'hai, aspetta. Disattiva. Ora ce l'hai. Se gli clicchi Ah. sopra ce l'hai. Mi sentite Sì, ora? Ok, vai, ti sentiamo. la domanda è. Ciao a tutte e due, intanto. Ciao. La domanda è, io non so se la mia negoziazione o contrattazione può essere simile a quella di altri. Io, essendo agente immobiliare, mi trovo spesso in mezzo a due parti. Una, tra l'altro, proprio in questi giorni, questa cosa qua, una che non vuol scendere da un prezzo avendo già fatto il suo sforzo, l'altra che non vuol salire perché dice questo è il mio limite massimo, e mi trovo con quella distanza nella quale c'è l'agenzia. E che sembra incolmabile, e lo dico non perché una volta che mi capita, ma mi è capitato ben più di una volta di trovare che c'è un
margine che sarebbe colmabile con un po' di volontà, a meno che non ci siano situazioni in cui proprio uno ha il mutuo che non va più in là, e mi trovo che non riesco a far abbassare più di tanto chi vende o far salire un po' di più l'altro, perché mi sembra che la mia opposizione, controbattere alla loro posizione sia assurda, perché se uno mi dice non ho più soldi o l'altro mi dice non vogliamo abbassare di più, non sia possibile. Mi sento impotente, diciamo. C'è la coperta corta, tiri di qua, si accorcia di là. Esattamente. Perfetto, teniamola lì perché si sposa bene con il quadro che si sta creando. Ne chiedo ancora un paio. Casale, ciao Casale, che dice che per lui negoziare, trovare l'accordo. Ok. Camillo ancora, mantenere controllo della situazione, anche personale, c'è la parola controllo che suscita anche qua delle riflessioni. Ancora a uno scambio, credo che sia Riccardo. Ancora una definizione ancora e poi cominciamo a snocciolarle tutte. Sì. Intanto posso dirvi in che modo noi di Occam interpretiamo il percorso del negoziato e quali sono, intanto andiamo a identificarli, i quattro pilastri, al di là delle definizioni, i quattro pilastri sui quali basare il negoziato. Che caduta. Siamo caduti. No, penso siamo solo frizzati. Chiedo alla regia. Credo che siamo caduti. Aspetta. Scusate, tutto il giorno che la linea qua dà qualche difficoltà. No, siamo noi che siamo caduti per un attimo. Dicevamo che al di là dell'interpretazione, che va a colpire, diciamo, da un'angolazione diversa quello che è il processo del negoziato, possiamo intanto introdurre quali sono i quattro pilastri che noi identifichiamo in pianificazione strategica, gestione delle emozioni durante la trattativa. Possiamo definire la gestione delle obiezioni o in senso più ampio possibile, che cosa fare quando si è seduti al tavolo negoziale, quindi la persuasione, la gestione delle obiezioni, e la gestione del conflitto, perché il trucco che noi diciamo, che noi riveliamo per capire se si sta negoziando, perché ci sono negoziazioni esplicite e negoziazioni implicite, è che quando nella tua mente ribalzano le parole «voglio che tu mi dica sì», in quel momento stai negoziando. E il fatto che io voglia che tu mi dica sì non implica necessariamente che tu abbia intenzione di dirmi sì. Quindi il conflitto è qualcosa con cui dobbiamo avere dimestichezza, perché è un po' il fuoco che cova sotto la brace, che da un momento all'altro potrebbe scoppiare in qualche modo. Torniamo alle risposte. Sì, allora, dalle risposte in sostanza si vedono due argomenti principali. Allora, il primo argomento è legato alle relazioni, perché normalmente in quello che leggo, no? Ad esempio, parliamo di uno scambio, il vantaggio per tutti, il conflitto, scende ancora un pochino, il controllo, ok? Allora, tutta questa roba qui ricade sotto quelle che sono di fatto la gestione delle relazioni, quindi è tutta la parte legata, se vogliamo, all'emotività, alle emozioni, alla capacità di saper comunicare in maniera efficace e quindi tutta quella che è la gestione tecnicamente personale. Dopodiché, in realtà, questa roba che abbiamo detto fino adesso non è altro che un contenuto che si trova all'interno del contenitore. Il contenitore si chiama negoziato. Ok? Quindi il negoziato in sé per sé è una struttura con delle, come dire, delle caratteristiche e un flusso dinamico di azioni da compiere che è assolutamente ripetibile. Quindi di fatto il negoziato è un qualcosa di tecnico. Nel momento in cui andiamo ad approcciare lo studio del negoziato, che ovviamente per quanto ci riguarda è quel tipo di negoziato strutturato per negoziazioni
come riferimento per negoziazioni di alto profilo. Perché? Perché tecnicamente andiamo a mettere in campo quello che è quella che è la struttura più completa che possiamo incontrare. Dopodiché, nel momento in cui una persona è in grado di portare a termine, di portare avanti, di sviluppare un negoziato di alto profilo, e beh, per fare qualcosa di un pochino più semplificato, non bisogna fare altro che togliere delle parti. Però c'è una struttura portante che, sia che sto trattando la pace con il Medio Oriente e sia che sto trattando la vendita di un immobile con due società che sono contrapposte, il risultato finale sarà di, diciamo, seguire alcuni passi che sono sempre gli stessi e che sono tecnicamente ripetibili. Questo quindi, è quello che noi definiamo il metodo. Il metodo. Quindi possiamo definirlo, per estrapolamento, se si può dire, un metodo scientifico, perché tutto ciò che è ripetibile di fatto ha un suo fondamento di come affrontare l'interlocutore aggressivo. Scientificità. L'affrontare, ad esempio, l'interlocutore aggressivo è una skill richiesta all'interno dei contenuti che sono compresi dentro il contenitore. Quindi, prima cosa da tenere a mente e da portare via subito è che il negoziato è un flusso ordinato di eventi che vanno messi uno dietro l'altro affinché si possa arrivare al traguardo. Quante volte uno si chiede cosa devo fare ora? Io mi ricordo benissimo un appuntamento, ne ho parlato in un video recentemente, se qualcuno di voi l'ha seguito su YouTube, un appuntamento a Dubai. All'epoca lavoravo per un'azienda che faceva involucri architettonici, mi trovo al tavolo con un signore vestito con tutti i paramenti emiratini che mi offre il tè. Io avevo un ottimo prezzo, non vedevo l'ora di estrarre l'offerta, di tirarla fuori sul tavolo, di far vedere che noi avevamo comprato l'alluminio a un ottimo prezzo, per cui avevo il prezzo migliore della concorrenza. Senza accorgermi che dall'altra parte quella persona mi diceva: voi dovete aprire una società in Medio Oriente. Io non lo sentivo, non ero in grado di sentirlo. E in quell'occasione ho completamente sbagliato la fase del negoziato, perché quello non era il momento di tirare fuori l'offerta. Durante il processo quello era il momento tutto al più di tornare a casa con delle informazioni, ma non di non lasciare nulla. Quindi io capisco che cosa significhi, perché ci sono passato negli anni, chiedersi se in questo momento sto facendo il passo giusto. E mi riallaccio. Nel momento in cui strutturi il negoziato, che tecnicamente vi dico per come vi diciamo noi, ma in realtà si tratta del negoziato, cioè non c'è un'altra forma di negoziato, il negoziato è quello e basta, voglio dire, non c'è altro da inventare, no? Nel momento in cui io prendo confidenza con la struttura del negoziato, e il fatto è che in ogni momento so quello che sto facendo e in ogni momento so che cosa c'è da fare. Sì. Perché non è altro che un insieme di tasselli che devono seguire la loro progressione. Sì. In questa progressione sappiamo che non tutto va per il verso giusto e non tutto può essere previsto, perché alcune cose sono estremamente mobili, però nel momento in cui ci sono delle variabili incontrollate, nel senso di variabili impreviste, ecco che allora abbiamo la metodologia nuovamente da mettere in campo, come fosse una specie di loop infinito, che ci ripropone la possibilità di tornare sulla strada maestra. Quindi il negoziato è una strada, è un'autostrada che ti porta da A a B. All'interno di questo condurre il nostro mezzo sulla nostra autostrada, ci sono da fare delle cose che sappiamo prima, perché le abbiamo pianificate. Sì. E questa appunto è la parte di struttura del negoziato. Quindi, rifacendoci alle risposte che hanno dato gli amici, due sono le caratteristiche che emergono mediamente dalle persone quando vengono interpellate per questo fine, e sono le competenze relative alle relazioni umane e le competenze relative a questa famosa struttura del negoziato. Quindi già abbiamo di fatto due dei pilastri del negoziato. Sì, sì. Ad esempio, una cosa che quasi tutte le persone che si trovano a negoziare per mestiere non valutano è la pianificazione. Sì. No? Il piano B. Quello... Cioè, sono una serie di passi che vengono sempre saltati. Esatto, nessuno che non sia un professionista della negoziazione, ovviamente, no? Certo. Una persona, un profano che approccia il negoziato non si accorge mai che il suo negoziato in realtà è un processo che inizia tanto prima del rapporto umano con l'altra parte.
Il negoziato inizia a monte di tutto quello che è il parlare con l'altro, il comunicare con l'altro. Noi normalmente chiamiamo intelligence questa parte qua. Sì. No? Questa parte qua è intelligence e preparazione. Raccolta informazioni. Durante l'intelligence e la preparazione andiamo a raccogliere tutte quelle che sono le informazioni sensibili che mi aiuteranno a fare il quadro e la sceneggiatura del mio negoziato, quindi del mio flusso negoziale. In questa fase, ad esempio, io vado già a stabilire in maniera preventiva quali saranno quegli indicatori che mi fanno dire ok, sono sulla mia dorsale, vado avanti, oppure no, questa cosa comincia a cedere e quindi fino ad arrivare che non è più negoziabile quel tavolo e che quindi devo poter uscire. Quindi nella mia preparazione e intelligence io vado addirittura a stabilire quando e come io mi sfilerò da quel negoziato. Per fare cosa? Per rimanere con le mani in mano e dire ho perso, andiamo a casa a piangere? No. Per mettere in atto il piano B. Metterò in atto il piano B. Questo piano B non sarà altro che uguale al piano A, soltanto con una finalità diversa. Quante volte, perdona, che succede che sviluppando il piano B scopri che è più bello. Che è più bello, sì, del piano A. Scopri che il piano B è più bello del piano A e via così. Quindi quello che dicevi tu della raccolta informazioni non è neanche poi un processo che si ferma all'inizio del negoziato, ma è un processo che continua, sì, fino a che non abbiamo detto che qui abbiamo finito. Quindi in ogni momento, passando poi nel versante delle relazioni, in ogni momento le relazioni mi daranno delle informazioni. Queste informazioni io le andrò ad aggiungere al mio insieme, il mio quadro che si sta creando man mano, perché come dice il saggio, alla fine ne sai sempre di più che all'inizio, no? Quindi ho bisogno di arrivare a una buona dose di vissuto per riuscire ad avere poi tutto il quadro completo, per riuscire in ogni momento a sapere che cosa devo fare. Sì. Un'altra cosa che non viene mai, quasi mai, presa in considerazione con la dovuta attenzione è definire cos'è la vittoria. Esatto. Quando è che mi accorgo che ho vinto? Qual è l'obiettivo raggiunto? Cioè, anzi, scusami, come dici tu, qual è il raggiungimento dell'obiettivo? Quindi da cosa capisco che ho raggiunto l'obiettivo? Che ci sono persone che magari vincono e non se ne accorgono, no? Sì, sì. Ma una domanda che si potrebbe fare, no? Quando vi sedete per negoziare con qualcuno, avete chiaro quali sono gli interessi dell'altro? Questa è la prima domanda da porsi. Voilà. So quali sono gli interessi dell'altro? Perché se non so quali sono gli interessi dell'altro, allora non posso negoziare. Sì. Senza sapere l'interesse dell'altro non si può passare, ad esempio, alla fase di persuasione, perché non so che cosa muove la controparte, non ho niente. Non ho niente. E se non so quali sono gli interessi dell'altro, il conflitto è dietro l'angolo. Cioè, assolutamente. No, perché alla fine è tutto interlacciato. Sì, è tutto interlacciato perché, provate a immaginare, se io non riesco a sostenere gli interessi dell'altro nel trattare i miei interessi, e quindi non li conosco di fatto, cioè porto avanti soltanto i miei di interessi, faccio quella che si chiama un tentativo di opera di convincimento. Esatto. Quindi normalmente noi diciamo che ti convinco con le mie ragioni e ti persuado con le tue, no? Allora, nel momento in cui faccio questa azione di forza, no? E quindi faccio quest'opera di convincimento, entro nel mondo della contrattazione. Sì. E la contrattazione è una sorta di tecnica parallela del negoziato, ma non è un negoziato la contrattazione. Tanto è vero. Nel mio caso immobiliare non posso sapere quali sono gli interessi. No, io parlo di, attenzione, perché è giusta la sua obiezione, è corretta. Quando parlo di interessi, io parlo di tutta quell'indagine che io vado a fare, anche soltanto nel momento in cui inizio a relazionarmi con qualcuno, perché non tutti i negoziati sono preparabili preventivamente, ci sono le vendite che sono qualcosa che vado a fare, nasce sul momento, che vado a fare lì per lì, ok? Però è garantito che nel momento in cui qualcuno vuole qualcosa, cioè in questo caso potrebbe essere una casa, ok? La casa sottintende degli interessi. È raro che voglio quella casa per quella casa. È come uno che mi dice voglio i soldi per i soldi. Che te ne fai? Li vuoi guardare? Cioè li vuoi mettere, sì, poi considerando nel quadro, che no? Il 90% delle scelte è su stampo emotivo, sì, di base emotiva. C'è qualcosa che mi spinge a volere quel tipo di casa, quel tipo di prezzo, quelle situazioni. La parte fondamentale del bravo negoziatore è fargliele mettere sul tavolo. Sì. Ora, sappiate che nella comunicazione efficace, diciamo,
che nei primi 15 minuti una persona ti dice tutto di sé. E tutto di sé non è che me lo deve dire andandomelo proprio esplicitare, ma è sufficiente che mi dia quegli indicatori che mi fanno tornare da professionista a capire che, ah, ok, questo è il suo pattern, ah, ok, quindi quello che lui mi sta dicendo è che vuole soddisfare questo tipo di bisogno. Quindi ecco che sicuramente abbiamo la struttura e abbiamo la competenza, che devono viaggiare insieme. La struttura contiene la competenza. Sì, perché potrebbe essere influenzabile, ad esempio, per la vicinanza dei parenti, per la vicinanza al mare, perché ha la vista che gli piace. Perché immagina di lasciare qualcosa ai figli. Esatto, esatto. Ci sono N condizioni. Cioè il prezzo è troppo caro, non posso scendere, è un paravento. È un paravento dietro il quale si nascondono le vere motivazioni. E un buon comunicatore, che deve essere un buon persuasore, è colui che riesce a non farsi spaventare dal fatto che il prezzo sembra irraggiungibile, e a scavare, a domandare, a chiedere, a orientare diversamente il punto di vista per capire che cosa lo muove sul serio. E qui, un'altra domanda che però è funzionale, perché è una domanda che dà del contenuto. Sapete separare quelle che sono le posizioni dalle logiche che le sostengono, che è direttamente collegato all'ultimo passaggio? Riesco a trattare con qualcuno sulla base delle logiche, tralasciando le posizioni? Perché questo è il sangue freddo del negoziatore esperto. Infatti questo ci collega al secondo pilastro, che è la gestione delle emozioni. Che è la gestione delle emozioni. Nel momento in cui io... Provate a immaginare questo, no? Se voi andate a fare un negoziato senza avere preparato una struttura, che può essere una struttura a gradini, una struttura a flusso, una struttura come piace a voi, però che ha come sottinteso uno schema. Quindi la struttura è uno schema. Se voi andate a negoziare senza uno schema, l'emotività avrà il sopravvento. Certo. E questo in realtà vale per tutte le attività. Se lo sportivo gioca la sua partita senza uno schema, sarà in balia degli eventi. Viene sopraffatto, sì. Se invece c'è uno schema, allora ecco che ho buone possibilità di riuscire a superare lo scoglio dell'emotività a tutto campo. Perché quindi mi aggrappo allo schema. Schema dà fiducia. Lo schema mi aiuta. Cioè, nel momento in cui sono un neofita, lo schema mi dà la possibilità di strutturarmi. Quando sono capace, lo schema mi rende agile e mi fa muovere velocemente da un campo all'altro. Ok? È un po' come dire, no? Nel momento in cui io so separare quello che dicevi tu prima di Dubai, no? Se io separo le logiche dalle posizioni, a quel punto so anche qual è la gestione del tempismo. Quindi riesco a inquadrare la situazione, riesco a capire gli interessi, riesco a capire le criticità, ed ecco che divento efficace nel momento in cui vado, in quel momento proprio, a scegliere il punto di ingresso della mia richiesta, della mia punto critico, del mio argomento topic. Assolutamente. Okay? Noi durante i nostri percorsi diamo come strumento quello che si chiama la triade del condizionamento mentale, che è uno strumento, possiamo definirlo psicologico se vogliamo, ma applicato, che è di derivazione militare e che utilizzano i corpi speciali, le forze impiegate in operazioni ad alto impatto emotivo, quelle in cui non puoi farti prendere dal panico, o non puoi avere un eccesso di rabbia, o non puoi avere la mente annebbiata, altrimenti succede Armageddon, ok? Sì. La derivazione è quella, perché per la nostra mente non cambia molto tra essere un marine che passa, un Navy SEAL che passa sotto la pancia di una nave di notte al buio, o essere in un momento di negoziato in cui c'è, non so, la casa della vita in ballo. Okay? Le emozioni sono quelle. Un esempio proprio eclatante è quello dell'equilibrista. Okay? Sì. L'equilibrista che sta sul cavo tra due palazzi non fa altro che schematizzare nella sua mente i gesti che deve fare. Ora, se io prendo una persona qualunque e la metto su un cavo grande come quello dell'equilibrista, ma lo metto a terra, è capace che ci zompetta sopra e più o meno problemi non ne ha, ok? Ma se lo metto a 50 metri di altezza, ecco che incomincia ad avere qualche problema. Non è perché prima era capace e adesso non è più capace, ma è perché non riesce a elaborare uno schema tale per cui sia in grado di non fare altro che ripetere
quello schema motorio che lo porterebbe dall'altra parte del cavo. Esatto, un automatismo. Quindi anche nel negoziato, come in realtà sarebbe da fare in tutti i frangenti un po' che ci apprestiamo a vivere, no? Bisognerebbe avere un piano, ok? Non significa non, come dire, perdere di naturalezza, ma significa avere delle strategie, perché in ogni momento noi diciamo sempre decidi dove vuoi andare e poi cerca di andarci, ma per fare questo devi sapere dove andare, sappi dove devi andare. Nessun okay? Vento è propizio per il marinaio. Per il marinaio che non sa in quale porto vuole approdare, no? Quindi possiamo avere la nave più bella, la bussola più potente, ma poi e dove andiamo? E allora siamo in balia. Definisci la vittoria. Definisci la vittoria, ok? Tornando all'esempio di Dubai, che mi è tanto caro perché ho perso 3 milioni di dollari di facciate, me la ricordo benissimo, mi è rimasto. La gestione delle emozioni, se io l'avessi saputo, era il 2012, avessi conosciuto bene questi strumenti all'epoca, avrei potuto mantenere quello stato neutro, che è quello che abbiamo in questo momento, che abbiamo noi e che avete voi da casa, che mi avrebbe permesso di riconoscere i segnali mandati dalla controparte. Invece io ero tutto preso nella mia bolla di emozioni, perché ci tenevo a fare bella figura, ci tenevo a portare a casa l'ordine. Quando questo non mi ascoltava, mi sono anche un po' adirato, ok? Perché non avevo, in quel momento non avevo un piano, non avevo una struttura alla quale aggrapparmi, sì. E per cui capire che se lui non mi dava delle indicazioni, allora non era il momento di proseguire come un ariete che batte la testa, come un mulo, ma di fare altro. E sempre sulla triade del condizionamento, l'altra domanda è, in ogni momento, quando state trattando nella vostra vita, nel vostro lavoro, siete capaci di rifocalizzare sull'obiettivo che vi eravate dati mentre vi eravate seduti lì? Questo per parlare in ogni momento? Avete quella freddezza per dire, ok, mi stanno portando a spasso, scusate, torniamo all'obiettivo principale, torniamo all'argomento cardine. Perché questa è un'altra competenza che fa sempre parte delle relazioni. Sì, okay? Sì. Quindi due, abbiamo detto, strategia e gestione delle emozioni. Questa competenza vista in maniera speculare, quella di portare a spasso la controparte, rientra fra i trick, fra gli stratagemmi da, diciamo, da banco, che uno può utilizzare quando invece vuole lui far perdere le tracce alla controparte. Se pensiamo ai politici, loro sono formati, sostanzialmente quella forma dialogica è la stessa che noi mostriamo nei nostri percorsi, sono molto abili allo schivare le domande scomode, a prendere il discorso in un punto e a portarlo tutto da un'altra parte su un terreno che gli è più comodo. A supercazzo. A supercazzo. Esatto, la supercazzo. Però questo è utilissimo, perché se dall'altra parte c'è una persona che non sa focalizzare continuamente, dopo mezz'ora non ti ricordi più da dove sei partito. Sì, e fa sempre parte. 30 secondi. Sì, ma anche sì, esatto. Sì, sì. Ma, e ad esempio, fa sempre parte di queste competenze qua la chiarezza mentale di avere dei finti sottobiettivi, ad esempio. Sì. Quindi tutte concessioni che io posso fare a costo zero. Cioè, l'idea è, quando negozio, vado all in oppure ho la mia sequenza di perdite che mi posso permettere. Esatto. Perché, ad esempio, una delle regole base del negoziato è che non si concede mai niente per nulla. Quindi nel momento in cui io faccio una concessione è perché ho ottenuto qualche cosa. Questo è la palissiano, voglio dire. Ma nel momento in cui faccio le concessioni, cosa sto concedendo? Ce l'ho nel mio arsenale le concessioni minori da fare nel momento in cui dall'altra parte c'è un po' di cedevolezza? Quindi quando devo far vedere il gesto, ce l'ho qualcosa che posso buttare lì sul tavolo di cui non me ne importa nulla e che comunque fa bella figura dall'altra parte, che quindi crea questo spirito di collaborazione? O mi fa uscire dall'impasse. Ok, quindi rimanendo sui quattro pilastri. Strategia, gestione delle emozioni che abbiamo affrontato poco fa. Abbiamo tutta la parte di gestione della trattativa vera e propria quando si è seduti al tavolo. Io ho pianificato, so quali sono tutti i miei step, ho in mente il mio schema, poi mi trovo al tavolo negoziale, a quel punto devo avere delle altre skill comunicative e relazionali che mi permettano di mantenere
di portare la discussione dove io voglio, di portare il discorso nella mia direzione e di non farmi sballottare dalle obiezioni della controparte. E qui ribadisco, il leitmotiv è che è fondamentale avere inquadrato e tenere a mente gli obiettivi, le esigenze dell'altra sì, parte, perché sì, nel momento in cui io ho quell'orizzonte mi posso muovere. Quindi qui c'è tutta una serie di technicality che io posso utilizzare per portare l'altro a dire più cose, ma una su tutte banalissima, il silenzio. Quel silenzio prolungato nel momento in cui l'altro ha fatto una mezza dichiarazione, ha detto qualcosa che in un flusso regolare di conversazione richiederebbe che io dicessi qualche cosa. Esatto. Ma in quel momento, quello è il momento di tacere, ma di tacere in maniera pesante. Cioè sì, di farlo proprio sentire. Silenzio assordante. Sì, di fare proprio il silenzio assordante, farlo sì, proprio in quel momento. Cosa succede? Che se dall'altra parte ovviamente c'è uno skillato, vabbè, ce la giochiamo chi è più skillato, però mediamente dall'altra parte quel silenzio verrà riempito. È pesante, quindi viene sì, riempito. E verrà riempito con cosa? Con tante altre informazioni sì, che magari in un contesto diverso non avrebbe voluto dire. Noi lo definiamo utilizzo strategico del silenzio ed è una di quelle competenze che distinguono un negoziatore istintivo da un negoziatore formato. Perché se a volte uno dice, cavolo, che bella parlantina che ha quella persona, ti intorta con le parole. Se una dote di natura, non è detto che sia effettivamente funzionale ed efficace nel portare la conversazione dove si vuole, come una persona che nasce con una bella voce e che magari sa cantare. C'è una differenza enorme tra chi è dotato di natura e chi invece segue dei corsi di canto e esatto, sa quella tecnica esatto, del canto. Cambio che può anche essere nato magari con una voce meno bella, sì, un po' più bruttina, sì, perché però l'impegno con la tecnica ce la fai. L'impegno supera sempre il talento. Esatto. Volevo approfittarne, visto che siamo in orario, su quello che stiamo dicendo, perché l'argomento del negoziato è un argomento che normalmente si sviluppa nell'arco di 3-4 mesi, quindi non è, sì, certo, non è così banale o immediato. Mi piacerebbe avere un feedback dai nostri amici, in modo tale che abbiamo detto delle cose, volevo capire che cosa non è chiaro, qualcosa invece che è arrivato, come viene rielaborato alla luce delle nuove informazioni. E allora io racconto un aneddoto per riempire un po' questo minuto di attesa e vi consiglio di guardare la serie della ABC su Bernie Madoff. Bello. No? Personaggio molto controverso perché per carità ha causato il crollo finanziario, è stato travolto, a sua volta ha causato crollo finanziario di migliaia e migliaia di persone. Ma c'è una scena, lui era un negoziatore abilissimo, c'è una scena in cui lui invita a bordo piscina un imprenditore, un investitore ricchissimo e si siedono al tavolo, ognuno ordina da bere e poi la voce fuori campo di Bernie Madoff dice: in quel momento sapevo che il primo dei due che avesse parlato avrebbe ceduto. Dice: quindi mi sono morso la lingua, piantato le unghie nelle scarpe e dopo un minuto e mezzo lui ha parlato. Ovviamente vinsi io. Certo. A proposito del silenzio. È proprio così. Il silenzio è strategico, non bisogna temerlo. Assolutamente. Ci sono osservazioni, chiedo scusa, ma ad esempio non ci sono osservazioni, domande o questioni sugli argomenti che abbiamo trattato finora? Non, tutto chiaro? Non vi è suscitato nulla? Qualche applicazione? Vabbè. Noi proseguiamo. No, proseguiamo. Esempio. Da Angelo, stiamo tenendo il silenzio. Abbiamo perso. No, abbiamo perso. Vabbè, non poteva finire diversamente. Fantastico. Okay. Grande, grande. Beh, le skill utili per persuadere la persona che si ha di fronte sono davvero tante. E noi utilizziamo alcuni stratagemmi che vengono definiti trick di illusionismo linguistico, che serve per creare una nuova realtà. È un po' come fa un gioco di prestigio che anziché essere fatto con le mani viene fatto con le parole. Sono gli stessi stratagemmi che utilizzano, come dicevamo prima, i politici, le persone molto skillate. Uno che utilizziamo, di cui possiamo parlare stasera in amicizia da portarsi a casa subito, anzi ne potremmo fare due. Uno è il famoso non questo ma quello, no? Per cui quando mi viene mossa, come si fa a essere razionale e non perdere di vista l'obiettivo? Io mi faccio sopraffare. Finisco questo e poi rispondiamo.
gestione dell'obiezione, no? Per cui mi viene chiesto, mi viene detto il prezzo è alto, no? Come diceva Luciano, non, il prezzo che mi viene chiesto è troppo alto. Allora uno potrebbe andargli dietro dicendo certo, capisco che investire i soldi, che i soldi siano importanti e bisogna spenderli in maniera molto oculata, ma il punto non è quanto spende oggi, ma quali enormi soddisfazioni potrà avere da domani. Ma, però io devo sapere dove portarlo, perché devo sapere in che in direzione lui è influenzabile. E quindi devo aver fatto prima la mia analisi, per dire il punto non sono i soldi, il punto è quest'altra cosa che è quella che vuoi tu. Questo significa utilizzare i suoi, le sue ragioni per persuaderlo e non convincerlo. Vogliamo rispondere? Sì, la domanda di fatto era di separare, vai su. Essere razionali e non perdere di vista l'obiettivo. Io mi faccio sopraffare dalle emozioni. Allora, okay. Qui entriamo di fatto nel campo della comunicazione efficace. Quindi la comunicazione è efficace e rientra all'interno della comunicazione efficace la gestione delle obiezioni e anche il saper muovere delle critiche. Assolutamente. Allora, in questo calderone di comunicativo, la persona che è in grado di non cadere in questo, diciamo, in questa trappola, inciampo, in questa trappola dove ci indica, mi sembra sia una Roberta, amica, che Roberta, ecco, è molto, sì. Visto che dobbiamo parlare di razionalità, è qualcosa di molto razionale, cioè la comunicazione, cioè il modo in cui formuliamo le parole che usiamo, il modo che le incastriamo, ci viene in soccorso. Perché? Perché nel momento in cui io devo mantenere il focus sull'obiettivo e devo non farmi prendere dall'emotività, io devo per prima cosa in ogni momento essere sicuro di stare separando quelle che sono i fatti da quelle che sono le persone. Quindi io mi devo concentrare sempre a parlare dei fatti. Devo escludere le persone dall'equazione. Cioè, sì. Proprio nel wording, io non devo nominare un'altra persona, non devo indicare l'altra persona, non devo includere l'altra persona in maniera diretta all'interno di quella che è il mio pensiero, il mio dialogo. Ok? Quindi quello che io devo fare è parlare unicamente dei fatti, nella maniera come, in terza persona, in maniera impersonale, in maniera descrittiva, abilmente vaga, ok? Oppure, come dire, estremamente precisa su quello che però è la cosa, ok? Esatto. E non su quello che ha fatto l'altro o non ha fatto l'altro. Se si tolgono le persone dall'equazione, siccome le persone sono la parte emotiva, diciamo, del problema, se io escludo le persone ho escluso la possibilità di andare a caderci. È pratica, non è questione di avere delle abilità sovrannaturali, sì, è solo pratica. L'abitudine a togliere questo gesto qua. Beh, l'attualità ci offre un sacco di spunti, perché indipendentemente dalla posizione che ognuno di noi possa avere, basta accendere una qualunque trasmissione televisiva dalle 21 in avanti, ci sono persone che la vedono diversamente e che si scornano. Però quasi nessuno riesce a tenere il discorso sui fatti. Quando nel momento in cui i fatti sono incontrovertibili, qualunque sia la posizione, si attacca sul personale, sì. Perché non si hanno più strumenti. Sì, quello è l'indice del fatto che è quella che si chiama la comunicazione fogna, no? Sì. Sì, per non dire altro, però è la comunicazione fogna. Perché? Perché contenuti non ce n'è, sì. Nel caso preciso dei media è dovuto al fatto che 9 su 10 non sono le persone giuste con cui discutere di quel singolo argomento, perché non sono manco preparati, quindi è inutile. Ma questa roba a noi viene molto utile, sì. Perché nel momento in cui io mi trovo con qualcuno che scappa dalle ragioni, quindi scappa dalle logiche, io ce lo riporto. Ecco che prima vi dicevo, sapete rifocalizzare in ogni momento? Ricordatevi di rifocalizzare in ogni momento, perché se mi sta scappando e incomincia a dirmi delle cose... Ah, tu mi stai facendo, mi vuoi ingannare, il prezzo non è giusto, sei un truffatore, ah, tu fai le cose per tuo tornaconto e basta, no? Allora io non mi devo, come dire, non mi devo sentir tirato in mezzo, ma devo percepire immediatamente che quello è il segnale. Sì. È il segnale in cui io devo veramente sfondare di razionalità, cioè hai detto questo, se ho capito bene, quindi se ho capito bene mi stai dicendo che sono un ladro, ok, ho capito bene. Potresti descrivermi meglio le ragioni che sostengono la tua affermazione? Sì,
Questo a livello di illusionismo linguistico viene chiamato chunking down, cioè fare a pezzi, a fare sbriciolare in pezzettini piccoli, portare ai minimi termini, ridurre ai minimi termini. Ed è proprio questo, cioè in che modo esattamente e concretamente io avrei dimostrato di essere una persona di. Ok, no? E posso anche metterci prima una sorta di, come si dice, captatio benevolenza, no? Sì. Mi spiace se ho dato questa impressione. Proprio per non darla più, vorrei comprendere meglio che cos'è che ti ha fatto dire quello che hai detto. E vado proprio dentro, vado dentro le ragioni. Esattamente, le parole che ho utilizzato che ti hanno fatto capire questo. Sarò davanti, avrò davanti due scenari possibili, non di più, solo due. Nel primo c'è stato veramente un malinteso e me lo sta descrivendo. Quindi tu in quella circostanza hai detto che, ma poi hai detto che, ma poi hai fatto che. E allora magari mi è scappato, cioè posso anche sbagliare. Questo va benissimo. Questo va benissimo. E allora mi scuso, spiego, guarda, non era questa la questione, ma la questione era un'altra, non succederà più, non ci siamo capiti, ok? Oppure, secondo scenario, se mi stavi solo attaccando perché volevi fare fuffa, perché eri in difficoltà, perché non sapevi come andare avanti, se ti sei finito così, evapori al sole perché non ci sono gli argomenti da sostenere. E per questo quindi... imparare subito, capire subito le ragioni dell'altro, che cosa vuole, mantenere subito l'occhio sulla palla. L'occhio sulla palla lo mantieni solo ed esclusivamente con le cose che sono sul tavolo, sì. E non con opinioni, fatti, accuse, dita puntate. E con lo stato emotivo neutro. Ma e lo stato emotivo neutro viene proprio nel momento in cui fate questo. Esatto. Se voi fate questo, diventate neutri. Luciano, l'esempio che è stato fatto da Max... Ti ha chiarito un po', visto che ne chiedevi uno, o preferisci qualcos'altro? Più o meno. Il tema, attiva un attimo l'audio se vuoi fare la domanda, così ne parliamo direttamente. Mi senti? Sì. Questa volta sì. No, è questo qua del separare i fatti dalle persone... Sì. Lo riesco a vedere teoricamente, non riesco a vedere come, perché poi immagino che voi parlate della negoziazione come un grande contenitore, però anche se poi sono diverse sfaccettature, fondamentalmente la negoziazione è una. È chiaro che io guardo con i miei occhi e io vedo il mio tipo di negoziazione e sto cercando di capire come applicarlo al tuo mondo. Esatto, come metterla dentro, sì. Allora, in un negoziato più piccolo, ma non per importanza, più piccolo perché meno strutturato, ok? Certo. Quindi è ovvio che se siamo due squadre di negoziazione, dove siamo cinque da una parte del tavolo e cinque dall'altra, per discutere di cose molto elaborate, sì, sì. È ovvio che la dimensione della struttura è molto grande, ok? Se devo andare a trattare uno a uno per la vendita di qualcosa, è ovvio che è più piccolino, però i contenuti sono gli stessi. Infatti, si parla molto di empatia, no? L'empatia del venditore, il venditore empatico, forse c'era pure un libro sì, 40 sì, anni fa, non lo so, ok? Ma che cosa ti indica quella roba lì? Ti indica che il bravo venditore, prima di vendere, cerca di conoscere. Questo fa. Il venditore è un investigatore, in realtà. Piazza la vendita solo nel momento in cui sente che il tempismo è quello giusto. Ok? Quindi, se parliamo di compravendita immobiliare, già comunque non è proprio un negoziato piccolo, cioè non è la compravendita del pane. Anzi, è anche complesso perché tu interagisci su due fronti. Esatto, perché avrai chi deve mettere i soldi, chi deve dare il benestare come le banche, le finanziarie, quello che è. Le persone che devono scegliere se quella casa è proprio giusta o no. Insomma, comincia a essere già elaborato. Prima di arrivare a fare il pitch di vendita, si chiama così, devo necessariamente conoscere l'altra parte. Come la conosco? Non andandoci a cena insieme, perché è un po' troppo, voglio dire, ma andando a utilizzare proprio della linguistica, ok? Quindi del modo di esprimermi, per andare a raccogliere quelle che sono le esigenze dell'altro. Perché le esigenze non sono mai quelle che vengono dette in prima battuta. Certo, in certo. Prima battuta ognuno di noi crede che passando per di lì risolverà, soddisferà la sua esigenza, ma non è mai così. Ma perché... poi c'è sempre asimmetria informativa, sì, normale sì, che sì, non conosca esattamente. No? E voglio dire, la maggior parte delle persone non comprano l'auto
per l'auto. Per andare da casa al lavoro. La comprano, tutto la comprano per tutto il significato che c'è dietro, altrimenti basterebbe un unico modello nero per tutti, voglio dire... Che sia della Ford, che sia della Ford, che sia nera, voglio dire, e va bene così. Invece uno la vuole gialla, uno la vuole verde, uno la vuole lunga, no? Perché? Perché lì dietro c'è dell'altro, ok? Quindi, perché così magari sembro più bello, così appaio, sì, sì, così sono più veloce, così... Anche quando compro una qualunque cosa, c'è un'esigenza, che non è quella cosa. È qualcosa che c'è dietro e quindi lo scopro come? Chiedendolo, parlando, informandomi. Quindi per capire è un po' come se io andassi da una persona e gli dico guardi, prima di venderle qualunque cosa avrei bisogno di capire quali sono le sue esigenze, perché ho tutto quello che posso venderle, ma voglio venderle proprio le cose che riguardano lei e solo lei. Ecco, una cosa che può succedere nella compravendita immobiliare è che uno dica non so, lei mi vuole vendere la casa ad un prezzo troppo alto perché è una persona scorretta, adesso guardiamo, perché è una persona scorretta, perché i suoi vicini qua il prezzo al metro quadrato è più alto, è più basso, lei invece è un prezzo più alto perché vuole guadagnare su di me, vuole lucrare. Questi sono attacchi alla persona e non alla logica e che vanno sganciati, esatto, e riportati. Esatto, e infatti su questa domanda mi aggancio proprio a quello che stai dicendo, no? Quando diciamo fare l'affare, intendiamo dire che è uno che mi vuole fregare o è uno che vuole fare un buon affare? Perché è lecito fare un buon affare. Perché fare un buon affare è lecito. Inoltre, se vedo che l'altro vuole fare un buon affare, niente esclude che lo facciamo insieme. Sì, quindi, sì, anzi, l'obiettivo è di farlo insieme, così facciamo un buon affare. Se invece l'idea è quella che l'altro mi vuole fregare, allora entriamo in quelle che sono... Le eccezioni. Esatto, le eccezioni, cioè i negoziati, quelli particolari, che vanno affrontati con uno schema preciso, che però è anche lì ripetitivo, e che me lo riporta di nuovo a capire che cosa posso negoziare o non posso negoziare. Fine del film. Okay. Guarda, a questo proposito riguardo il fare l'affare e allargare la torta, noi in gergo diciamo allargare la torta, cioè se c'è una sola torta da dividere fra noi e la controparte, un buon negoziatore è quello che cerca di allargarla, di fare in modo che ce ne sia di più per entrambi. Un esempio è su una fornitura di qualche anno fa, una grossa fornitura di arance per gli autogrill, uh-huh, ti ricordi? Sì. Per cui la controparte disse, boh, noi le arance le paghiamo 20 centesimi al chilo, lasciatemi dire, poi magari era un altro prezzo, che sembrava una cosa così, sì, che sembrava un'offesa per il produttore di arance, perché sembrava che Autogrill volesse semplicemente stracciargli il prezzo e calpestarlo e umiliarlo e basta. Il negoziatore, non facciamo nomi e cognomi, ma che conosciamo bene, che affrontò questa trattativa, ne uscì con la vendita delle macchine per fare la spremitura dell'arancia da mettere nell'autogrill. Per cui io ti faccio le arance al prezzo che tu vuoi, a 20 centesimi, a 15 centesimi al chilo. Di fianco però, tu per ogni autogrill mi compri due macchine per spremere le arance, al prezzo che dico io. Siamo entrambi soddisfatti, la torta di colpo si è allargata. Per fare questo, non devi avere dei pregiudizi. Esatto, cioè, bravissimo, no, bravissimo. Voglio dire, se siamo qui perché dobbiamo fare, se io mi offendo, abbiamo finito, voglio dire, no? Allora, se immagino che l'altro possa offendersi, abbiamo finito. Se io dico le cose per come stanno, e qui ci ricolleghiamo a un'altra competenza che è l'assertività, l'altro non si offende, ok? Ma se sono io il primo che devo pensare che questa roba è lecita, perché? Perché stiamo negoziando. Quindi, sì, sì, se negoziamo è perché vogliamo averne un vantaggio, mica negoziamo perché vogliamo averne uno svantaggio, ok? Quindi il punto è, mi vuoi fregare oppure no? Perché se l'altro mi accorgo e ci sono tutti gli indicatori che mi dicono ok, attenzione perché sta per fregarti, campanellino, allora io posso fare delle cose per capire se come prima è un malinteso, quindi ho capito male, oppure è vero. E anche qui, se è un malinteso, andiamo meglio dopo che ce lo siamo chiariti. Se invece è proprio così, sì, io devo decidere, no? Devo decidere, ci sono strategie e queste ovviamente vengono insegnate, nel senso, esatto, c'è tutto un bouquet di strategie, no? E tra l'altro noi, come diceva prima Max, diamo gli indicatori, no? Per capire quando stai per cadere nella trappola, esatto, perché dall'altra parte c'è la persona truffaldina. Ma quando non succede e ho semplicemente di fronte una persona che vuole abbassare il prezzo, che vuole negoziare con me, allora lì sì ci si comincia a divertire, ma non perché c'è uno scontro, perché c'è un confronto, perché una persona che parte con questa predisposizione è una che sicuramente è disponibile ad allargare la torta, è elastico. È la capacità di confutare, ok? Confutare è questo, quindi io non ti sto rispedendo al mittente oppure facendo degli scenari
che non sono regolari rispetto a quello che sta succedendo, ma devo saper computare. Quindi se qualcuno mi dice qualcosa, io devo rilanciare. Come rilancio? Rilancio basandomi sulla computazione dei fatti, quindi non su eventuali elaborazioni mentali o quant'altro. Assolutamente. E questo è sempre sganciare la persona dalla logica. Sempre. Le persone devono uscire dall'equazione. Dalla stanza. Sì, sì. Tutto ciò, in qualche modo, implicitamente, rientra in quello che è il quarto pilastro, che è la gestione o prevenzione dei conflitti. Perché benché ci sia un protocollo anche per evitare di innescare dei conflitti, come abbiamo potuto comprendere tutti insieme questa sera, se io comincio ad avere la mia strategia, a non farmi prendere per il cravattino, a capire che cosa muove la controparte, a rispettarlo e andare nella sua direzione, il conflitto l'ho già prevenuto, sì, in buona parte. E poi c'è ancora un altro ingrediente, che chi fa il negoziatore di professione, e lo fa anche perché si diverte. Assolutamente. Ora, se quella cosa non diverte per niente, anzi uno la trova un gioco, la trova, cioè preferirei buttarmi nelle ortiche piuttosto che stare qui a trattare, che è lecito, eh? Che è lecito, perché mica a me non piacciono mica tutti i gelati, voglio dire, esatto. Mi piacciono tre gusti, basta, fine, ok? E se questa cosa non diverte in nessun modo, neanche messa giù, strutturata, insegnata, funziona sempre, no? Allora non conviene non farlo, nel senso che la parte divertente è quella che aiuta ad andare verso la collaborazione. Come si fa a portare avanti una trattativa di acquisto di un prodotto carente sul mercato? Come capita in questo periodo, che per me è strategico e il mio interlocutore lo sa. Questo è un bello scenario, nel sì. senso che nel momento in cui... Quando lui incontra la parte del manico. E voglio capire se la domanda è questa, beh, oppure se è semplicemente una questione di quantitativa, cioè di stoccaggi, no? Quindi se puoi chiarirla, Cristina... Se puoi chiarirla, se è una questione che l'altro ha un vantaggio perché sa che tu hai la necessità, carenza di materie prime. Ok, quindi parliamo dei superconduttori delle autovetture. Okay. Probabile. Va bene, allora, una cosa da qui su un prodotto carenza sul mercato. Allora, qua l'unica cosa che così su di getto, perché andrebbe sì, strutturato, perché non è così banale. Mi verrebbe da dire è semplicemente di mettere delle feature, di mettere come si dice? Delle opzioni. No, dell'altro insieme. Com'è la parola? Adesso un attimo di ho un blocco. Dell'altro insieme in cosa? Ho un oggetto centrale e poi ho degli sì, optional sì, intorno. Dei satelliti. No? Quindi sì, allargare il contesto, quindi... Insieme al discorso dei conduttori, dei superconduttori, devo metterci qualcosa di lato. Devo riuscire a guadagnarci da un'altra parte, per forza di cose. Perché se l'altra persona non ha nessuna intenzione di venire incontro e purtroppo devo passare di lì, qua siamo veramente a studiarcela, perché devo sapere sì. quelle che sono le sue esigenze e mettere sul piatto qualche cosa di collaterale che possa essere soddisfacente e che mi metta più che altro non tanto probabilmente in una questione di vantaggio economico, ma in una questione di vantaggio di posizione. Quindi rispetto agli altri che devono ricevere questa roba, perché ci elaboro mentre lo dico, rispetto agli altri che devono ricevere questa roba, io mi metto in pole position. La ricevo prima, ne ricevo di più, la ricevo col prezzo più vicino a quello da assassino che c'ha lui, però, sì. però in cambio devo mettere qualche cosa d'altro, perché è una reciproca soddisfazione. Sì. Quindi siamo qua. Si potrebbe, poi bisogna vedere la fattispecie. Passiviti. La fattispecie, se magari il modo di pagare può influenzare le cose. Il modo di pagare può influenzare le cose, oppure se l'altra parte ha delle altre necessità che io per i quantitativi che io devo far andare. Capire se la trattativa viene svolta tutta via email, ad esempio, o se c'è un contatto tu per tu con le persone, perché nel momento in cui sei a contatto si può cercare di giocare qualcosa in più rispetto alla trattativa fatta semplicemente via email. Uno a uno. Se c'era qualcos'altro scritto, perché magari ha... Siamo in due, mi conviene imparare la tecnica. Allora. Ah sì, ok, rispondeva sì. dall'altra... Mi è illuminata, a me non piace negoziare, per questo trovo così, fammi cose difficili. E lo capisco, lo capisco.
certo, cercarsi anche un altro fornitore, poi da quello che capisco, sì, da questa situazione che è stata descritta, ho capito che c'è quello o quello, voglio dire, no? Quindi quando è così devo riuscire... Devi giocare su un altro campo, che non è quello del prodotto. Sì, solo. Perché devo capire cos'è che vuole e fornirglielo. Quindi nel momento in cui, se posso ovviamente, no? Nel momento in cui mi rendo conto che cos'è che può essere compatibile, io cerco di metterlo lì e probabilmente scalo le classifiche dei clienti, voglio dire, questo sì. Poi contiamo che però... i miracoli non si possono però fare. È anche vero che se uno mi desse lo scenario glielo metto giù, voglio dire. Sì, assolutamente. Però bisogna avere tutto il contorno. Sì, sì. Però in questo è il caso classico in cui devo guardare altrove, nel senso io voglio quello che lui mi può dare e me lo può dare soltanto lui. Lui sa che può darmelo soltanto lui. Io in qualche modo lo devo allettare a darlo proprio a me rispetto a un altro. E quindi devo capire che cos'altro può interessargli. Sì. E a quel punto, fornito quello, abbiamo fatto un accordo e siamo collaboratori. Fine. Sprechiamo ancora due parole sulla gestione dei conflitti, visto che siamo in dirittura d'arrivo. Per dire una cosa, qua stiamo di nuovo parlando a livello relazionale, quindi quando si è a tu per tu, quando si sta trattando. Ciò che fa scoppiare il conflitto è il non riconoscere i bisogni dell'altra parte. Sempre. È sempre. Solo quella. È questo, è per questo che noi come leitmotiv ve lo ripetiamo da un'ora. Eh sì, perché facendo tutto quello che abbiamo detto prima, dicevamo, il conflitto viene prevenuto, neanche gestito. Perché lo gestisci una volta che è scoppiato. Se sei un buon comunicatore, probabilmente lo previeni. Lo previeni come? Non calpestando, riconoscendo i bisogni dell'altra parte e non calpestandoli, perché parte tutto quanto. L'analisi transazionale insegna una transazione efficace è un segno di riconoscimento. Quindi un segno di riconoscimento è ho capito che cosa ti serve, mo vediamo se riusciamo a dartelo oppure no. Però nel momento in cui dite a qualcuno che ok, situazione compresa, ti serve questo, questo e questo, giusto? Giusto. Vediamo se ci riusciamo. Mm-hmm. Allora, se partiamo da questi presupposti, allora le altre persone si mettono in ascolto, non fosse altro per una questione di interesse personale, ok? Se invece l'altro continua a dire, a me piacciono le case al mare, guardi, ma io ho una baita in montagna che è la fine del mondo, gliela voglio vendere solo a lei perché è simpatico, l'altro mi dice, grazie per la simpatia, ma in montagna non ci vado, mi fa schifo, certo. Voglio andare al mare, ok? Sì, quindi. È bella che è fatta. E soprattutto se poi l'altro mi dice guardi che lei non capisce una beata, sì, c'ha ragione, ma se io invece me la prendo e il conflitto nasce perché noi abbiamo sbagliato tutto dall'inizio. Esatto. Ok, quindi ricapitoliamo tutti e quattro. Pianificazione strategica, che è il contenitore all'interno del quale sono contenute le skill. Gestione dell'emozione, che va da sé quando la struttura è ben pianificata e ben definita e mi ci posso ancorare. Le competenze, le technicality, le skill dialogiche al momento in cui mi trovo al tavolo per persuadere, creare illusionismo linguistico e portare a mio favore la conversazione. Che di fatto è tutta roba che gira intorno alla comunicazione efficace e al problem solving, quindi siamo lì. Assolutamente. E la gestione dei conflitti, la prevenzione dei conflitti, che è come se fosse un prodotto derivato, no? Se vogliamo vederla così, del flusso seguito in maniera corretta. Prima delle domande, questa sera, come vi ho anticipato prima, per ringraziarvi di aver partecipato e di averci seguito fino alla fine, io vi vorrei lasciare con questa opportunità che vi metto qua. Ecco, non a Camillo, ma a tutti nella riunione. Ecco qua. Se cliccate su quel link avete l'opportunità di prenotare una consulenza del tutto gratuita o con me o con Max a seconda del calendario di chi è libero in quel momento. Così potremo fare un'ora di consulenza davvero senza alcun impegno, totalmente gratuita per valutare con ognuno di voi quali possono essere le aree di miglioramento, le aree di intervento e studiare un programma step by step fatto su misura per migliorare di botto le capacità negoziali. È una cosa che non costa nulla ed è assolutamente, completamente gratuita. Anzi, alcune delle persone che sono qua in call con noi, alcuni sono nostri amici, nostri clienti, altri hanno fatto semplicemente la consulenza. È un'ora che mettiamo a disposizione e ci farebbe piacere vedere la maggior parte di voi, perché è un'ora che vogliamo dedicare alla crescita, no? Del settore della negoziazione. Ciò detto, domande, osservazioni, tutto quello che vi pare, siamo stati chiari, lo consiglio vivamente. Ecco, grazie Luciano. Mitico. La 100 euro te la faccio dopo, te la bonifico dopo.
Davvero, se ci sono approfondimenti, penso che questo sia il messaggio di Luciano. Va bene, vi invito ancora a registrarvi al gruppo di Facebook. Noi abbiamo anche un canale YouTube che porta il nostro nome, che è Occam Group. Settimanalmente pubblichiamo video sul settore, sull'ambito della negoziazione. Se ci sono cose che abbiamo lasciato scoperto, ben volentieri. Una cosa che magari per chi non ci seguiva prima, voglio dire, non sa perché Occam, no? Ah sì, giusto, giusto. Perché così ci colleghiamo al divertimento, no? Sì. Siccome possiamo dire che Occam è un po' il contrario di Stakhanov, okay? Perché, sì, perché Occam siamo pigri, esatto, cioè, noi in realtà siamo strategici, perché la filosofia di Occam dice che bisogna individuare ciò che è necessario fare e fare solo quello, quindi limitarsi a fare ciò che è necessario. Sì. Il resto è tutta entropia generata inutilmente, voglio dire, quindi questo è un po' il dispendio energetico che non porta un grande vantaggio, anche perché ci colleghiamo direttamente alla legge di Pareto, dove normalmente col 20% delle cause abbiamo l'80% dei risultati. Fatturato, sì. Esatto. Guglielmo da Occam, frate del 1400, sì, grosso modo. Era uno che la vedeva lunga. Postulò, okay, questo precetto filosofico che è un rasoio, di fatto viene finito un rasoio di Occam, perché come un rasoio elide tutto ciò che è superfluo. Esatto. Lui diceva, è inutile fare con più cose ciò quello che si posso può fare con meno. Esatto, che è proprio il contrario di Stakhanov, che invece, sì, diceva, lavorate 24 ore al giorno perché così avrete dei grandi risultati. Non ci ho mai creduto e quando ho incontrato Occam ormai 20 anni fa ho detto, sei tu. Beh, l'efficacia è la parola chiave. L'efficacia è la parola chiave, sì, assolutamente. Bene. Allora, grazie a tutti per averci seguiti questa sera. Direi che possiamo concludere e salutarci, abbiamo fatto le 10 passate. Grazie Camillo. Ultimi momenti, se qualcuno, Casale, grazie Angelo. Perfetto, mi aspetto di vedervi tutti nella call. Davvero. Altrimenti vi mandiamo qualcuno. 20, sono 20. Alessandro Nevoli, grazie a te, grazie. Vi arriverà qualche mail e può darsi che una ragazza del nostro staff vi contatti nei prossimi giorni telefonicamente, giusto per avere un feedback su come è andata la serata, sì, sì, e sapere quali aspetti avete trovato maggiormente interessanti. Grazie, molto piacere di sentire che siate stati contenti. Bene. Direi buonanotte. C'è stato anche un segnale. Buonanotte a tutti. Grazie a tutti, buona serata. Ciao, buonanotte. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie. Ciao.